Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, SuperTumi97, ed eccomi finalmente per una nuova recensione, la recensione di COD, ovvero Call of Duty Modern Warfare 3. E allora, questo gioco è stato molto, diciamo, contestato per la Wii, perché tanti dicevano che non era da fare, però secondo me no. Perché sulla Wii ha molto più effetto che sulle altre console, perché tanti miei amici tipo ce l'hanno comprato per Xbox o per PS3, io non ne ho nessuna delle due, quindi o per PC se hanno un buon PC, ma io ho voluto prenderlo, anche io potevo prenderlo per PC, ma l'ho preso per Wii. Perché? Perché è bellissimo il sistema di combattimento, perché il puntamento mi piace un casino. Ovviamente ci sono dei miei amici che mi hanno detto, ma giocaci col controllo tradizionale, ma no. Perché se ho comprato il Wii Zapper apposta per giocarci, perché veramente è una figata giocarci col Wii Zapper in mano. E questo è il vero punto del gioco, insomma, della Wii. Bene, comunque possiamo già iniziare a parlare del gameplay. Appunto, come vi ho detto, il sistema di combattimento. Io uso il Wii Zapper, dicevo il telecomando e nunchuck, però montati sul Wii Zapper hanno più effetto. Quindi, se volete il Wii Zapper, compratelo, costa solo 20 euro. E in più c'è anche un altro gioco dentro, che poi ve ne parlerò più avanti. Bene, entrati subito nel menu principale, troviamo al centro la modalità campagna, le tre modalità sto parlando adesso, e al centro c'è la modalità campagna che diciamo non è lunghissima, più lunga di quelli prima di Modern Warfare 2 e l'1. Comunque poi ve ne parlerò bene nella trama di cosa parla, comunque è una modalità in single player, come si può capire. Invece, se andate a sinistra, c'è la modalità operazioni speciali, che non è altro che una modalità sopravvivenza, insomma, in sostituzione della modalità zombie, perché visto che ci siamo nella terza guerra mondiale, non c'entrano molto gli zombie, e allora hanno fatto una modalità sopravvivenza con i soldati normali, che funziona benissimo a mio parere. L'unica cosa è che dovete avere, anche se volete giocarla da solo, dovete comunque connettervi a internet, quindi vi consiglio questo gioco, compratelo se avete la connessione a internet, se no non ne vale la pena perché non potete giocare né alle operazioni speciali né all'online, che l'online è appunto l'altra modalità. Comunque, sempre in questa modalità operazioni speciali, a ogni round, ogni ondata, diciamo, si sbloccano poi tipo le armi nuove, perché all'inizio è solo una pistola. Le armi nuove, puoi ricaricare le armi con i vari soldi che guadagni, a fare l'incursione aerea, i vari potenziamenti, tutte queste cose qua. E su invece passiamo all'altra modalità che è il vero cuore del gioco, ovvero l'online. L'online vero e proprio appunto comprende 12 modalità, che comunque se c'entrate ci sono sempre gente che gioca. Quella più giocata ovviamente è il deathmatch a squadre, il classico però, oppure il tutti contro tutti. Io preferisco il deathmatch a squadre. L'unica cosa è che vi troverete un po' in difficoltà all'inizio perché voi sarete scarsi se gli altri sono già tutti forti, ma vi abituerete, vedrete, poi è veramente bello giocarlo. Bene, abbiamo, diciamo, e poi comunque ve ne approfondirò questa modalità nella sezione multigiocatore. Passiamo al secondo punto, la trama. Allora, avevo detto che qui dirò qualcosa sulla modalità campagna, appunto, perché quella è la trama, le altre due modalità non hanno trama. Quindi, se non volete sentire perché non avete ancora comprato il gioco e non volete rovinarvi la sorpresa, staccate un attimo e poi riaprite tra un minuto circa che riparlerò della grafica. Quindi, allora, iniziamo a parlare della trama. In pratica, voi dovete giocare o con la Delta Force o con la Task Force, che sono le due, diciamo, cioè le missioni ovviamente le scelgono loro chi mettere, se la Delta Force o la Task Force. E poi ci sono anche due cose minori, che sono l'M5, che è quella inglese, e la guardia dell'aereo del presidente, che poi muore subito però. E con queste forze, diciamo, speciali, devi uccidere Makarov, che è il cattivo. Makarov è questo russo che è un po' pazzo, diciamo, e vuole bombardare tutto il mondo, è per lui che ha scatenato la terza guerra mondiale. E io adesso la trama è un po' rovinata perché non conoscendo gli altri due, che il 2 non è proprio uscito su Wii, comunque credo che li comprerò per capire meglio la trama. Comunque è molto bella, si capisce, è pieno di dialoghi, ovviamente tutti parlati, fatti veramente bene. Comunque tu con queste squadre devi andare a uccidere, tipo poi devi cercare il suo fabbricatore di bombe, farlo parlare come ostaggio, delle cose veramente interessanti. Quindi la trama è fatta parecchio bene. Bene, potete riaprire il video, perché ci ho messo appunto circa un minuto. Bene, ora possiamo parlare della grafica.
Allora, tanti dicono che la grafica fa schifo. Secondo me no, non fa schifo. Perché certo è chiaro che la Wii ha meno potenzialità delle altre console, però non è da buttare, cioè insomma ci sono giochi parecchio peggiori. La Wii è stata spremuta proprio al massimo, quindi certo poi c'è qualche imprecisione, anche nell'online ogni tanto capiti di finire in qualche buco che non riesci più a uscire, così queste cose, ma sono veramente rare. Comunque è fatta parecchio bene la grafica per quello che si poteva fare, appunto. Quindi non è il massimo, ma è bella, bellina. Appunto, i personaggi sono fatti, cioè sono fatte meglio l'ambientazione che i personaggi. Ovviamente i personaggi sembrano un po' poligonali, però pace lo stesso. Parliamo invece del sonoro. Allora, di sottofondo dovete bene aguzzare le orecchie, ma si sentono. Ci sono delle musichette, tipo quando c'è l'attacco a Parigi, no? C'è una musichetta tutta trionfale perché è una delle missioni più esaltanti, più belle che ci sono. Usando la Delta Force, e appunto, diciamo c'è una musichetta di sottofondo che ti tiene proprio al gioco, così sono veramente fatte bene. E i suoni degli spari, certo, non c'è niente di eccelso, ma sono comunque belli. Bene, parliamo infine del multigiocatore. Come ho detto, se non avete la connessione online, ve lo ripeto ancora una volta, non comprate il gioco perché tanto non ve ne farete niente, giocherete solo alla campagna e la finirete, ma fino a un certo punto, perché poi non potete fare il cuore del gioco, ovvero l'online, il multigiocatore. Allora, mancherebbe purtroppo la modalità 1 contro 1 nella stessa Wii, con la stessa Wii con due telecomandi. Certo, uno dovrebbe avere anche due Wii Zapper, ma non se ne farebbe nessuno di niente. Comunque, si potrebbe anche fare normale, però boh, non l'hanno fatto, peccato, tipo per le operazioni speciali potevano farlo, però. Certo che anche in split screen chiaramente la visuale è più ridotta e si vede meno, anche nell'online. Però pace lo stesso perché tutto viene compensato dal multiplayer online, che ovviamente sia nelle operazioni speciali che sei solo in due a combattere contro le ondate o anche da solo, però in due è più bello. Nelle operazioni speciali non sono andato avantissimo, io quanto più nell'online. Infatti nell'online, come dicevo, puoi andare avanti, sempre a combattere, come ho detto, nelle 12 modalità disponibili, nelle 16 arene disponibili, sbloccare anche le classi personalizzate, ovviamente, che ti puoi scegliere l'arma principale, l'arma secondaria, tutte le variazioni che esistano, comunque, e ovviamente puoi livellare, fino a non so che livello, vabbè, comunque, pace lo stesso, non lo so. Vabbè. Comunque, adesso passiamo a un parere generale. Questo gioco vale la pena comprarlo? Sì. È bello? Sì. È eccelso? No, vabbè, però è veramente molto ben fatto, secondo me. Almeno io ho giocato solo da un mio amico Black Ops, non è che ce l'ho proprio, però mi sembra già più bello questo qua, almeno per simulare la Terza Guerra Mondiale, che non c'entra niente con Black Ops, è fatto parecchio bene. Io penso che dopo aver giocato a questo comprerò l'1 su Wii. Anche se ormai costerà pochissimo, e il 2 per PC sarò costretto perché il 2 non l'hanno fatto per Wii. Molto veramente peccato perché hanno rovinato una trilogia. Perché secondo me questo gioco è venuto parecchio bene. Se avessero fatto anche gli altri così, vabbè, pace, sono stati un'idea degli sviluppatori. Comunque hanno fatto molto bene. Quindi voto finale, ovviamente non gli do più, gli do 8 e mezzo. Non gli posso dare di più perché ovviamente è la grafica è quello che è tutto così, però a me è piaciuto parecchio. Bene, abbiamo concluso questa recensione. Ci vediamo alla prossima. Bye bye ragazzi.